Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Melitese Bianco, valevole per il campionato di prima categoria Girone D Calabria. Sono in collaborazione con Ivano Verducci, ben ritrovati. Tabellino, il risultato del primo tempo. Sì, siamo sullo 0-0, diciamo subito le formazioni. Il Borgo ha giocato con Leonardi, Mangiola, Martino, Annunziato, Marino, Nucera, Obinna, Mallimaci, Tripodi, Nunzio, Manganaro, Tripodi, Lorenzo e Foti. L'arbitro è Idone Giovanni Luca, è pronto a fischiare l'inizio di questo secondo tempo. Aspetteremo che fischi questo inizio e darò anche la formazione che ha giocato nel primo tempo del Bianco. Fischia in questo istante. Il Bianco ha giocato con Cotroneo, Versace, Placanica, Maviglia, Oppedisano, Siciliano, D'Agostino, Ventimiglia, Morabito, Commisso e Ivanenko. In panchina per il Borgo Falcone, Antonio, Martino, Sgro, Alberto, Zaccone, Iamonte, Gurnari, Giuseppe, Candito, Principato e Scaramozzino, Mister Cormaci, poi Paolo Gurnari, Marrari, Pellicone, Surace. Per quanto riguarda il Bianco, in panchina troviamo Zangari, Mazzitelli, Galluccio, Gurecheru, Trimboli, Romeo, Perre, Barbaro e Trimboli ancora. Il mister Frasca, una vecchia guardia della Melitese, della nuova Melito, e poi i dirigenti La Neve, Versace e Cavallo. A te Domenico. 50 secondi nella ripresa, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. I padroni di casa nella ripresa con la casacca fosforescente, come ha detto il collega, mentre il Bianco alla sinistra, lato monte, casacca bianca azzurra a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni neri. Sì, la divisa tradizionale, quella del Bianco, è stato sempre il bianco celeste. Per il Borgo queste nuove divise offerte dal nuovo sponsor, che ha esibito anche nella scorsa domenica in quel di Bocale, quando il Borgo è andato ad espugnare appunto il Campoli vincendo contro un importante avversario, cioè la Propellaro. Il primo tempo del Borgo ha avuto una leggera supremazia come possesso palla e forse qualche azione d'attacco, però è mancata quella verve, quella velocità che è riuscita ad offrire nelle ultime occasioni in cui questa squadra si è esibita. È mancato forse qualcosa, non siamo certo noi a dover consigliare mister Cormaci, che viene da esperienze veramente importanti. Sicuramente lui se ne sarà accorto e vedrà poi in effetti sono tutti gli uomini in panchina, sono lì pronti a si stanno riscaldando, ecco, ci saranno quindi delle sorprese, ma secondo me serve in effetti qualcosa che dia, ecco, faccia viaggiare di più la palla sulle fasce. E secondo un allenatore presente sugli spalti, che però preferisce conservare l'anonimato, questa partita si potrebbe decidere su un singolo episodio, a patto e condizione che il Cormaci decida di immettere forze fresche e soprattutto velocisti sulla fascia. Eh sì, in definitiva potrebbe anche essere questo, e potrebbe anche essere importante. Do a te il microfono, Domenico. Terzo minuto della ripresa, Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Risultato inchiodato sullo 0-0, palla che viaggia verso Marino, capitano della formazione locale. Viene chiamato in causa il lontano Isidoro Leonardi, l'uomo ragno locale. Tripodi,
Marino si libera di un avversario, viene mandato gamba all'aria, non per questo induce l'arbitro a concedere proprio niente. Si è buttato a parere dell'arbitro. Riceve palla Tripodi sulla linea centrale del campo, la supera in questo momento, palla al piede, osserva il piazzamento dei compagni, si indribbla e fa fuori due o tre avversari. Stranamente si fermano gli attaccanti di casa e sprecano una occasione grande come una casa per fiondare a rete. 4 minuti e 40 secondi, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. C'è ora un fallo rilevato dall'arbitro e concesso in favore della squadra di casa già battuta. Dialogano i vari Manganaro e Foti. Martino va al tiro senza pretesa alcuna. Vedete che il portiere non si muove più di tanto, deve andare il giocatore di casa a recuperare il pallone, protesta pure il portiere, dice la palla è mia e devo essere io a raccogliere eccetera. In questo caso credo che abbia ragione. Obinna cerca di liberarsi il suo diretto avversario, lo fa anche di un secondo ma non del terzo, che gli soffia il pallone e avanza palla al piede, osserva il piazzamento dei compagni, l'interno destro cerca di servire, si produce in uno scatto velocissimo Tripodi, l'unica cosa che conquista è la rimessa laterale. Affidata a Mangiola e da questi verso il portiere, che muove di qualche passo e quindi lancia in avanti oltre la linea centrale del campo. Errore difensivo. Viene affrontata da un paio di avversari Bruno Nucera, conquista una rimessa, una punizione già battuta. Ancora Nucera, Martino, lancio verso Binna, cross al centro area, non ci sono problemi per Cotroneo. Veramente un portiere di classe, un portiere coi fiocchi, a dispetto della sua statura che non è certo titanica, comunque uno dei migliori portieri della categoria. Lascia correre in un primo momento l'arbitro, poi ritorna sui suoi passi e decide di assegnare la rimessa laterale alla squadra ospite, che sta portando a casa un pareggio più che meritato. Sì, fino a questo momento naturalmente sì, il punteggio è sempre sullo 0-0. Il Borgo è una parola che viene utilizzata tantissimo e la devo spendere per forza. Ancora non ha trovato il bandolo della matassa, non ha cominciato a sciorinare quelle belle azioni che, con le quali ci ha deliziato in questo inizio di campionato. Oggi non sembra essere lo stesso Borgo di un tempo. Noi attendiamo, ecco, come anche il pubblico, le sostituzioni per vedere se si potrà dare verve a questa partita, perché ne risente anche lo spettacolo. Ecco, Marino viene sempre raddoppiato se non triplicato, prima vi erano proprio D'Agostino e Ventimiglia a fermarlo, addirittura si fa vedere anche Siciliano in avanti. Ecco, il bianco ora comincia anche a farsi vedere, è una tattica, credo, come dicevo all'inizio, studiata anche a tavolino da mister Frasca, quello di aspettare e poi magari esce fuori come hai preventivato anche tu, può uscire fuori la sorpresa finale. Un'altra cosa, attenzione a Nucera che lancia verso Marino, è un po' spostato sulla destra, Marino palla in fallo laterale.
va a battere Nunzio Martino, da questi a Manganaro. Manganaro non scodella in aria, c'è là vicino Obinna, lo serve malamente, niente, nulla da fare. Mister Frasca ha chiesto ai suoi di osare di più. Sì, sicuramente. Lo si intravede da quello che sta dimostrando. 20 miglia e attenzione al limite dell'aria. Nucera, Marino, bello questo dribbling, però non si chiude questo triangolo, scusa, ma non si chiude perché Marino tocca un po' troppo con il destro la palla, che viaggia a velocità quasi supersonica, non potrebbe mai poi mai arrivare ad impattare il pallone Nucera, nulla da fare. Un'altra cosa è l'arbitro, mi pare che sta mettendo d'accordo tutti, nel senso che viene richiamato sia dal Borgo Melitese che dal Bianco. Le entrate molto importanti, queste entrate, entra spesso rudemente, ma così deve essere un difensore, sempre che non faccia male. Siciliano entra su Nucera da dietro, fischia, non sembra aver fischiato l'arbitro. Qualche polemica così verbale, fallo laterale ora per il Borgo, a te Domenico. Una squadra sparagnina, speculare, non concede nulla allo spettacolo, bada al sodo e fino a questo momento ha ragione da vendere. Parliamo del Bianco. Sì, una di quelle squadre che un tempo si dicevano catenacciare, ma non è che stia facendo il catenaccio, anzi ha rafforzato la difesa con i supporti da parte dei centrocampisti di Maviglia, di Ventimiglia eccetera, e quindi è difficile per il Borgo sfondare e andare contro questo fortino. Foti qui perde palla, addirittura gli vanno in tre a contrastarlo e riescono a prendergli la palla e sono molto molto attenti i giocatori, è una partita molto attenta, sono molto concentrati gli avversari, sarà dura oggi per il Borgo e chissà che alla fine magari un punto non possa essere pure considerato buono per la squadra di casa, nonostante magari la classifica dica altro. Attenzione ora all'attacco del Bianco sulla sinistra, tira in porta, lascia, controlla facilmente Leonardi, un tiro innocuo, cioè no, innocuo è diventato, ma poteva essere insidioso perché è passata a breve distanza da due attaccanti, uno addosso all'area e l'altro un po' più decentrato, ma che poteva avere effetti devastanti qualora la palla avesse preso una diversa direzione. Esatto, si è dimostrato innocuo, ma poi in definitiva poteva far male perché il tiro di Ivanenko ha attraversato tutta l'area e nessuno dei due giocatori del Bianco che erano in avanti, sia Morabito che Commisso, ne ha approfittato. Poteva farsi buio, ecco, per il Borgo. Ed eccolo ancora Ivanenko sulla sinistra, addirittura va a contrastare Lobinna che gli ruba la palla, la mantiene in campo, vediamo se riesce a farsi. Sì, si fa fischiare, ecco, questo fallo laterale, va a battere Obinna, viaggia il pallone verso Annunziato Martino, Nucera stava per sbagliare, dialoga con Foti, guarda i compagni, Foti è un mancino, offre all'altro mancino che è Tripodi Annunziato, ancora Foti, cerca di guardare il piazzamento dei compagni, sbaglia, attenzione che ne può approfittare D'Agostino, se ne va dall'area destra, sulla fascia destra, ma lo controlla con profitto Mangiola, palla sul fondo, prima sostituzione, pronto ad entrare Candito. Tutto dipende dalla panchina, se Cormaggi azzecca la mossa giusta riuscirà sicuramente a trovare il bandolo della matassa, altrimenti si farà il ritiro dalla tattica non catenacciara, perché non c'è nessun muro di Berlino, nessuna barricata delle cinque giornate di Milano, c'è solo una difesa ordinata, caparbia, tenace, decisa a vendere cara la pelle nella posta dei leoni del Mauro Simone. Hai detto tutto, è tutto giusto, questo è il problema, è proprio riuscire a scardinare una difesa che è ordinata, non sta facendo assolutamente le barricate. Attenzione a questo attacco di Nunzio, la palla viaggia sulla destra, da questi a Marino, limite dell'aria, però poi la palla comunque ritorna ancora tra i piedi del Borgo con Obinna che cerca qualche compagno, addirittura è arrivato il sole.
non è marzo, altrimenti potevamo parlare di marzo pazzo. È arrivato il sole ad illuminare il terreno di gioco, l'ex Maro Simone, il Saverio Spinella. E come ti dicevo, il bianco è ordinata, è concentrata, ecco, a portare a casa qualche punto. La squadra è intorpidita, il letargo. Tu pensi che il Borgo sia in involuzione, ecco, non abbia oggi trovato una giornata? No, e fino a questo momento hai ragione. Qualche polemica con la panchina del Borgo da parte dei giocatori del bianco, c'è Codroneo e c'è Versace, si sono detti qualcosa con Mister Cormaci. Qui è una spinta da artista di un tempo, ecco, di siciliano nei confronti di Marino. Non se ne avvede l'arbitro, ha lasciato proseguire. Vediamo che cambiamento potrà dare all'incontro Candido con la sua esperienza. Marino non gli viene lasciato spazio e viene contrastato spesso in maniera, mi ripeto, rude dai difensori, ma lui è abituato a questo, quindi dovrebbe di fare necessità virtù, come si suol dire. Attacco ora sulla destra, Nucera cerca Marino, non arriva il pallone, fallo laterale, sostituzione ora anche per il bianco. Entra con il numero 16 Trimboli, vediamo chi va a sostituire. Mi pare che va a sostituire Ventimiglia, uno dei due, entrambi in panchina, Trimboli Saverio, mentre l'altro è Bruno Trimboli. Sì, questo che entra è Saverio, Trimboli Saverio, esce proprio Ventimiglia. Vediamo la mossa di Frascà, se è quella di voler tentare il tutto per tutto, va a rafforzare il reparto del centrocampo. Obinna verso Annunziato Martino, entra in area, contrastata efficacemente da Commisso, che non è elegante nello stop, però riesce comunque ad offrire al nuovo entrato, colpito da dietro da Candido, non lascia da Candido, ha colpito Morabito, sì, da dietro, l'arbitro non lo ha ammonito, ma è entrato Candido e sta dando grinta, sembra uno di quei capitani di un tempo, ecco, che cerca di spronare i suoi, si rende conto del momento un po' particolare, negativo della squadra. Gli aficionados Peones e Campesinos non hanno gradito la mossa del trainer, aspettavano i velocisti. Forse dal pubblico si può pensare questo, però ognuno deve fare il proprio mestiere. Io non me la sento di criticare in questo momento le scelte di Cormaci, che non posso, devo guardare la partita, altrimenti mi farebbe piacere anche vedere cosa dice tra i suoi. Ecco, in questo momento ha addirittura fatto alzare Antonio Martino e Zaccone, quindi volevi il velocista, eccolo qua, stanno per arrivare i velocisti. Quando siamo al 17° minuto, ormai al 17° sì, quasi 18°, è l'ora dei cambi. Obinna viaggia sulla destra, si fa vedere Nucera, ma sbaglia completamente, non è un in giornata Obinna. Ho visto due o tre giocatori di casa seduti, uno sul divano e l'altro sul sofà. Sì, più di uno, a dire il vero, oggi qualcheduno non ha fatto ciò che per il quale è stato messo in campo. Uno di questi oggi è Tripodi e non mi è piaciuto tanto, io lo dico quando gioca bene, ma oggi non sta facendo una bella partita. A differenza invece magari di Tripodi Lorenzo, mi è piaciuto un po' di più tra i suoi, però sono quasi tutti sottotono, non possiamo dire uno meglio dell'altro. Sugli scudi Corroneo, Versace, Placanica, Maviglia, Oppidisano e Siciliano, senza nulla togliere a D'Agostino, Ventimiglia, Morabito, Commisso e Ivanenko.
Sì, una bella squadra, il Bianco si sta dimostrando una squadra tosta, sarà difficile per tutti affrontare questa formazione. Ricordiamo che non, ecco le sostituzioni intanto, esce Annunziato Martino ed entra Zaccone ed esce anche Tripodi Lorenzo ed entra Antonio Martino. Vediamo se come al solito Cormaci estrae quel famoso coniglio dal cilindro. Sta rimescolando le carte alla ricerca del bandolo della matassa e sarà il campo comunque a dire l'ultima parola. Tripodi fa fuori due o tre avversari, scatta in profondità, insegue un pallone difficile, non sono questi i palloni per Tripodi. Sì, bisogna rendersi conto che il terreno è bagnato, è viscido, è scivoloso, quindi bisogna avere, lo so, è difficile, però bisogna avere quella prontezza anche mentale di offrire i palloni in profondità con una forza minore, ecco, altrimenti si perdono come questo. Questa volta finalmente, ecco, Tripodi aveva cominciato a fare quello per il quale ci aveva deliziato nelle scorse settimane, cioè a viaggiare sulla fascia. Uno dei famosi lanci di Isidoro Leonardi. Perde palla ma conquista una punizione Candido. Questo invece è Mangiolo che avanza, cross sotto porta, un colpo di testa da parte di un difensore, arriva Marino, fa fuori un paio di avversari, Marino subisce fallo non rilevato dall'arbitro, Candido perde palla, Candido riesce a evitare il fallo laterale, non per l'arbitro. Si era prodotto in uno slalom, in un tackle scivolato, il centrocampista fosforescente, l'arbitro però è di tutt'altro avviso. Rimessa laterale. Arriva Placanica, anzi Versace, perde tempo, protestano i giocatori di casa, l'arbitro sembrava intenzionato a estrarre un cartellino. Bravo Leo, bravo Leo! Lottano come i gladiatori, i giocatori del Bianco veramente ammirevoli. Sì, sono davvero encomiabili questi calciatori del Bianco perché stanno dando l'anima, però non sono da meno quelli del Borgo che si fanno rispettare. Attenzione a questo tiro direttamente in porta, in difficoltà Leonardi e per poco non succedeva la frittatina perché deve tornare indietro, era un po' fuori dalla porta, dalla linea della porta, il pallone viaggiava proprio quasi a pallonetto, tornato indietro ha respinto il pallone che è uscito di poco fuori. Hanno gridato il gol i giocatori ospiti, francamente abbiamo avuto anche noi l'illusione ottica del gol. Sì, l'illusione ottica forse, perché comunque non era, lo ha bloccato prima, molto prima della linea, magari da qui si può vedere qualcosa di diverso, ma era nettamente prima della linea, in effetti la palla poi è uscita lateralmente e per fortuna di Leonardi, perché era pronto Ivanenko a poter appoggiare poi in rete. La fotocopia della partita con la 5 Frondese. È quello che ho detto, se non sbaglio,
subito verso il 20° minuto del primo tempo. Ho detto che si sembra di rivedere quella partita, io l'ho rivista grazie alla nostra telemelito, perché non ero qui, però l'ho rivista, sembra di vedere quell'incontro, ecco, e forse questo innervosisce, perché c'è Mister Cormagi che, come si dice, ha un diavolo per capello in questo momento, forse gli vengono in mente magari quelle partite. Vediamo, Zaccone, gli viene messa la palla in fallo laterale, ma tutto può succedere, e tutto può succedere, come hai detto prima, questa partita può risolversi anche con il golletto, il gollonzo della settimana. Rimessa laterale a favore dei padroni di casa, 24 minuti, sempre 0-0 e non si intravede dietro l'angolo davvero come mi possa venire a capo di questa partita. Attenzione, Obinna entra in aria e viene abbattuto, non per questo l'arbitro concede la massima punizione. Non si riesce a capire se è stata una spinta, diciamo, come si dice, uno spalla a spalla regolare, oppure addirittura, ma si vede nettamente che Obinna aveva preso la rincorsa, era in velocità, era infermabile, era una Ferrari su questa fascia sinistra ed è stato atterrato, cioè non atterrato, sgambettato, ma è stato spinto, abbattuto proprio completamente. Non so se poi quanto possa essere regolare una spallata del genere. 24 i minuti nel secondo tempo, esce Nucera ed entra Iamonte. Nucera è uno dei pochi al quale possiamo assegnare la sufficienza oggi. Nella zona nevralgica del campo entra un lottatore, un gladiatore come Vincenzo Iamonte, di cui talora abbiamo tessuto le lodi. In effetti, se fossi un filosofo, avrei detto proprio questo a Nucera: entra Iamonte e vai a lottare anche tu, per vedere di sbrogliare questa matassa, questo, e quindi anche questo incontro, di cominciare a fare qualche cosa di importante, ecco, perché oggi non si è visto un granché. Si è svegliata un po' la partita, si è svegliata con quell'azione di Obinna, un possiamo chiamarlo calcio di rigore non dato, non lo so, ci aiuteranno poi le immagini, ma credo che Obinna non lo fermava più nessuno, se non che quell'intervento difensivo rude, mi ripeto per l'ennesima volta, rude e forse anche falloso. Il bianco sta facendo quello che gli chiede l'allenatore, mentre i giocatori del Borgo Grecanico non ne seguono alla lettera gli ordini di Mister Cormagi. No, guarda ora come sono comunque sempre in linea i giocatori i difensori del bianco, erano in quattro lì, la palla in profondità verso Marino che ha impattato, è arrivato quindi comunque lo stesso a tirare Capitan Ciccio Bomber, la palla ha lambito il palo alla sinistra di Cotroneo. Quindi qualche azione, qualche cosa in più si riesce a vedere ora dal Borgo, un po' più di verve, ecco, atletica, vediamo. Troppo poco, un solo tiro in 70 minuti. Sì, vabbè, un solo tiro in 70 minuti no, un solo tiro ora nel secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo avuto i due tiri in porta da parte del Borgo, non li dimentichiamo, non erano tiri poi dei gol sotto, tra virgolette, mangiati, però dobbiamo ammettere che qualche tiro in porta nel primo tempo c'è stato, ma partita sottotono del Borgo, lo 0-0 è meritatissimo, il punto, ecco, per il bianco fino ad ora è meritatissimo. Fallo laterale ora per il bianco, Placanica verso Maviglia, da questi al 9 è entrato Trimboli Saverio, rimane a terra, colpito fallosamente Manganaro, si rialza. Quest'arbitro, ripeto, mette d'accordo tutti, le proteste da una parte e dall'altra fioccano.
Fino a questo momento, a nostro avviso, l'arbitro non ha commesso errori grossi, tranne forse qualche episodio opinabile. Sì, sì, non ci sono errori grossi, però viene molto contestato dalle squadre. Certo, tutti possono sbagliare, quella diciamo che forse una delle maggiori occasioni in cui l'arbitro doveva decidere è stata quella di Obinna, e ha deciso per non concedere il calcio di rigore. Ci aiuterà poi Bruno Taverna e tutto l'entourage di Radio Studio e Telemelito a farci vedere il replay. Mangiola in porta, di poco alta, nulla da fare. Una di quelle partite che sarà decisa dall'episodio clou. Sì, lo ripetiamo, sarà può essere decisa dall'episodio clou, perché non si può anche finire così, non è che bisogna stare attenti da una parte e dall'altra e cercare di godere del maggiore spettacolo possibile. Qua Maviglia lotta con Manganaro, i due con molto onore e senza commettere fallo non se le mandano a dire, ma veramente da lottatori. Bravi tutti e due a non comportarsi male uno nei confronti dell'altro. Mangiola qui si procura un bel fallo laterale, l'arbitro va ad ammonire perché ha allontanato la palla Trimboli Saverio, e stavolta non può fare finta di non aver visto. Eh sì, Trimboli Saverio ha allontanato platealmente questo pallone, ma questo cosa sta a significare? Sta a significare che il bianco è venuto per strappare almeno un punto, per smuovere quello zero in classifica nel punto, perché anche il Borgo ha comunque zero come pareggi, quindi chissà, vedremo, naturalmente nessuna delle due si augura di fare solo un punto, vedremo cosa succederà nel proseguo di questi ultimi 15 minuti, che magari con il recupero possono diventare anche 20 e chissà, anche di più. Tripodi controlla, fallo laterale per il Borgo, lotta questo Trimboli Saverio, è stato messo in campo proprio per lottare ulteriormente, non bastavano i quattro di difesa del bianco. Un bel lancio verso Antonio Martino, c'è Obinna, attenzione al fuorigioco, Obinna viene tenuto in campo ma sbaglia Antonio Martino, recupera, attenzione, si fa vedere Marino, viene servito, non sbaglia, ma Obinna compie questa volta un paratone cotroneo. E questa è l'unica vera azione da gol in 70 e passa minuti. Sicuramente l'azione più importante, questo colpo di Obinna, veramente bello, aveva fatto movimento finalmente in area Marino, aveva dato la possibilità quindi a Obinna di scoccare un tiro che sarebbe sicuramente finito in rete se non fosse intervenuto magistralmente Cotroneo, che ora si tiene la schiena, forse in quel gesto atletico ha avuto qualche problema perché si è dovuto davvero esibire in un volo plastico. È solo un'occasione per perdere tempo, chissà se il Borgo restituirà ora la palla, addirittura viene richiamata la panchina. Polemiche ancora, questo non fai altro che fare il gioco, ecco, degli avversari. Calciatore sgro del Borgo Melitese, perché è inutile protestare in questo senso, queste cose accadono, succedono. Si batte il fallo laterale, va comunque a sincerarsi l'arbitro delle condizioni. Domenico, tu cosa hai visto in questa azione? La partita è assolutamente regolare, quello che succede sul campo è un altro paio di maniche, perché ogni tattica è buona e giustifica per portare a casa il risultato, un pareggio e chissà magari una vittoria con un tiro della domenica o del sabato. Certo, l'intervento è stato spettacolare, quello di Cotroneo, se si è fatto male o meno non lo sappiamo, ma perdere tempo ora così, voglio dire, sono sicuro che Idone Giovanni recupererà. Per una rimessa laterale non si possono perdere 2 minuti e mezzo. Quasi sì, in effetti si è perso tanto tempo,
gli arbitri dicono sempre che recupereranno il tempo perduto, ma chissà se questo avviene. Comunque Zaccone ora di ritorno riesce a prendere questo pallone, stava per sbagliare. Mangiola, a te Domenico. 32esimo, sempre 0-0, e questo a nostro avviso sarà il risultato finale. Il Borgo, continuando di questo passo, può giocare fino a domani, perché non verrà a capo di questa partita a meno di un episodio clamoroso. Ora c'è un'altra sostituzione proprio nelle file locali, esce Mallemaci ed entra Alberto Sgò. Ha rafforzato ulteriormente il centrocampo, teme qualcosa mister Cormace, e sta mandando in campo tutti gli uomini possibili e immaginabili. Mister Antonio Cormace ha una scuderia di cavalli con Varenne, Rocchepin, Ribò e Tornese, e per questo sta conquistando la fama di Tom Booker, l'uomo che sussurra ai cavalli. In alternativa potrebbe noleggiare una ditta di car sharing per far viaggiare i suoi calciatori su motociclette, biciclette e monopattini, e perfino un'azienda start-up alla ricerca di business model per aumentare la competitività, la sicurezza, la responsabilità e la sostenibilità. Però non si vede come possa venire a capo di questa partita. C'è ora un intervento arbitrale, 34esimo del secondo tempo. Intanto rimane dolorante a terra un giocatore che ad avviso dell'arbitro ha commesso fallo, e quindi la punizione è a favore dei padroni di casa. Non so se aveva fischiato addirittura per il bianco, anzi ora la punizione è per il merito, ma non era assolutamente un intervento falloso quello di Mangiola, anzi un anticipo maestoso. L'arbitro poi ha fischiato, forse è tornato sui suoi passi, perché era un errore madornale se avesse fischiato il calcio di punizione per il bianco. Comunque ritorniamo a commentare. Zaccone verso Candido, si fa vedere Tripodi, viene servito, stoppa il pallone con il suo solito e magico sinistro, la palla ora a Iamonte, stoppa di petto, da verso Candido, da Candido ancora a Tripodi, Tripodi dialoga con Marino, da dietro fallo, non fischia l'arbitro, è un intervento da dietro, l'arbitro Idone lascia continuare spesso l'azione. Ora buona per Zaccone, nulla da fare, entra Cotroneo, si impossessa della palla e viene messa ancora in fallo laterale. Ancora la palla buttata in fallo laterale perché Marino e Versace sono rimasti claudicanti. Va Zaccone, restituirà questo pallone, si perde gli ennesimi 20 secondi di tempo. 36, 10 minuti alla fine, più recupero, compreso il recupero. Sì, addirittura hai visto come si comporta, questi sono dei gesti di fair play, ma non puoi però fare così, cioè viene restituita la palla e tu la lasci camminare, la fai arrivare fino all'aria e poi la vai a stoppare, non si fa assolutamente così, mi dispiace per Cotroneo, ma questo non è una cosa da fare. Tripodi verso Iamonte, da Iamonte ancora a Tripodi, Tripodi a Marino. Marino sbaglia il passaggio e favorisce, ci sono comunque degli errori da parte del Borgo. Attenzione a Sgro che recupera da Antonio Martino, in aria non c'è nessuno dei suoi, calcio d'angolo comunque, si fa arrembante l'attacco ora del Borgo. Domenico, commenti tu questo calcio d'angolo. Sì, siamo al 37esimo, dunque 8 minuti appena alla fine del match, non si vede come possa cambiare il risultato, anche se c'è un assalto arrembante. Non siamo molto d'accordo su questo fischio. L'arbitro ha fischiato l'intervento, forse magari in gamba tesa se ne sarebbe andata da solo Trimboli Saverio.
Qui l'arbitro ha fischiato il fallo nei confronti di Candido, addirittura c'è Cotroneo che va a protestare con l'arbitro. E richiama Versace, tutta la panchina e tutta la squadra del bianco si sono rivolti in maniera irriguardosa nei confronti di Idone per questo intervento. Un 4-5-1 che sta dando i suoi risultati. Sì, il bianco non è una squadra coriacea, davvero, viene da 3 vittorie consecutive, è una squadra che darà filo da torcere a molte quest'anno. Attenzione che l'arbitro va ad ammonire forse il portiere, sì, lo ammonisce, ammonito il portiere Cotroneo che sta facendo, addirittura dalla sua porta è andato fino al centro del campo, forse a richiamare il suo compagno Versace o magari a perdere tempo. È una tattica vincente questa del perdere tempo, una tattica che molti non condividono ma che fa parte del gioco del calcio. Sì, sì, può anche essere vero, giusto, non è che sono delle piccolezze che fanno parte del calcio. Attenzione ora a Mangiola, in difficoltà, non sbaglia per poco, Mallimaci comunque verso, sbagliato completamente il passaggio, attenzione a non perdere la testa, Ivanenko cerca D'Agostino, Candido combatte al centro del campo ma D'Agostino si impossessa del pallone, c'è Ivanenko dall'altra parte, viene servito verso, fa viaggiare il pallone su Tripodi, da questi sbaglia completamente, palla che va a finire sul fallo, in fallo laterale, va a battere Antonio Martino. I nuovi entrati del Borgo hanno dato fiato alla squadra non sono ancora riusciti comunque. Un cambiamento c'è stato, sì, lo dobbiamo dire, la squadra sta viaggiando forse a una velocità superiore, ma le idee forse ancora sono poche. Attenzione a Tripodi, finalmente fa qualche dribbling, limite, no, si trascina troppo il pallone, Marino lo chiede palla incessantemente, viene servito ora da Sgro, si riesce a liberarsi, offre il pallone sulla destra a Martino, Antonio. Da questi cross in aria non c'è nessuno, c'è Cotroneo che sbaglia e sbaglia anche Zaccone in 2-3, non puoi lasciare la palla in quel modo e si impossessa Cotroneo. Domenico. Ho già detto che potranno giocare fino a domani, che questa partita i giocatori del Borgo Grecanico non la vinceranno, questa è la nostra opinione. Sembrano essere un po' in difficoltà, forse non ci sono più idee tattiche, ma soltanto un arrembante diciamo possesso palla, delle scorribande in avanti proprio alla tipo attacco dei pirati, ma le idee sono poche, bisogna cercare di rimanere calmi, forse fossi io il diciamo in campo cercherei di dare ordine alle idee, cercare di smorzare un po' i toni, di diventare meno nervosi e provare a vincere questo incontro con intelligenza, perché l'azione ancora, mancano 10 minuti. Quale 10 minuti? Siamo al 41esimo e anzi addirittura il trainer ospite sta invitando i suoi a fare qualcosa di più, a osare di più. Cosa vuol dire questo? Sì, mancano 5 minuti per il 45esimo, ma almeno 5 di recupero li darà, quindi credo che almeno fino al 50esimo minuto si giocherà. Attenzione al limite dell'aria, attenzione, 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 il tiro di Morabito, pericoloso, era lui in aria da solo, poi il tiro invece era davvero un passaggio al portiere, ma poteva diventare pericoloso. Zaccone, fallo, commette fallo, non le manda a dire Maviglia. Placanica batte immediatamente Sgro, offre a Tripodi, bravissimo Tripodi, limite dell'aria, Obinna offre a Iamonte che potrebbe tirare da lì e quasi va a centrare il set. La famosa barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Questo fosse andato dentro, era il gol del mese, guarda, un colpo di Iamonte, ha cercato proprio il set alla sinistra del portiere Cotroneo che non ci arrivava nemmeno se si metteva le ali. Attenzione Leonardi a fare queste
dribbling in aria, comunque ci riesce. Mangiola, a testa bassa il Borgo, scatta Marino, forse era in fuorigioco, non fischia l'arbitro, commisso, è stato molto utile questo commisso nel dare ordine al bianco. Sgro ora del Borgo, attacca, c'è Obinna che si fa vedere, troppo lungo il lancio, nulla da fare, idee sconclusionate, si butta a terra un difensore e il portiere lancia di nuovo la palla fuori. Puntualmente è già stato ammonito, però l'arbitro, vediamo cosa andrà a fare. Ormai ultimi spasimi, ultimi rantoli, ultimi sgoccioli, vedete che la pantomima sta dando risultati splendidi, perché col passare dei minuti si avvicina al 90° e il bianco probabilmente tornerà a casa con un pareggio più che meritato, perché ha pure tentato la via della rete in due frangenti che potevano costare tanto dolore alla squadra di casa. Ce la mette tutta Marino, Alberto Sgro, ancora Marino, un tiro cross, fa finta di intervenire e poi lascia perdere. Passeranno diversi secondi, parecchi secondi. C'è una pioggia di palloni, rimessa laterale a favore degli ospiti. 44 e 45 nella ripresa, errore difensivo, Marino, tiro sbilenco da parte di Alberto Sgro che passa ben lontano dai pali della porta difesa da Cotroneo. Con molta abilità, con molta esperienza, abbiamo già tessuto le lodi dell'uomo ragno bianchino o bianchese, e sono questi i portieri di cui ha bisogno la squadra del bianco per disputare un grande campionato, come recita il suo ruolino fino a questo momento, è sicuramente una delle protagoniste di questo campionato. Sì, quella vista oggi qui a Melito è una squadra coriacea che sta venendo da una serie di risultati utili, positivi, che in effetti la renderà una delle protagoniste, però in avanti non è che abbiamo visto tanto, ma come difesa è davvero impeccabile, lottano su tutti i palloni e si fanno anche rispettare, nulla togliere al bianco, ma il reparto migliore che abbiamo visto qui a Melito è la difesa. Saranno venuti forse per il pari, non lo so, però già al 45esimo mancavano, cioè siamo già quasi a 2 minuti di recupero, il Borgo ormai attacca senza idee, vi sono dei piccoli errori, questi sono degli errori di nervosismo secondo me. Attenzione all'attacco ora, al contropiede di D'Agostino. Non va nessuno sul pallone, ora viene commesso fallo nei confronti di Morabito da parte di Sgro e qui è tempo guadagnato per il bianco, e a questo punto anche Frasca dalla difesa, dalla panchina, predica calma ai suoi che stanno per finire questo terzo minuto in attacco. Non abbiamo la sfera magica davanti, ma sono 50 anni che pratichiamo i campi di gioco e siamo abituati a leggere le partite. Al 30° della ripresa abbiamo detto che il Borgo Crecanico potrebbe giocare fino a domani senza venire a capo della partita.
E attenzione che prima comunque c'è stata un'azione in cui poteva anche essere fischiato il calcio di rigore al bianco, perché in quel frangente sia Antonio Martino che il numero 16 Trimboli Saverio si sono un po' trattenuti forse a vicenda, ma da qui si è visto, l'arbitro avrà visto meglio di noi, ma l'azione anche questa poteva essere fischiato anche qui un calcio di rigore. Bisogna stare attenti a dire le cose come stanno. Anche qui c'è stata qualche protesta del bianco, qua un calcio in faccia di Mangiola nei confronti di Morabito, siamo già al 48esimo, ora è stato colpito in faccia Morabito, si alzerà. Non entra nessuno dei massaggiatori, nulla da fare, calcio di punizione per il bianco che terminerà anche questo terzo minuto in attacco, questo quarto minuto in attacco, quarto minuto di recupero. Questo pallone un po' indietro, viaggio un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti. Batte ora Commisso all'interno dell'area, lo lascia scorrere sbagliando secondo me Mallimaci, ora Trimboli Saverio se ne va sulla fascia, offre verso Oppedisano, Siciliano, la palla va a finire in fallo laterale, ancora in attacco il bianco, bisogna che il Borgo stia attento, qui Mangiola di testa, calcio d'angolo per il bianco. Siamo al quarto minuto di recupero e il bianco è in attacco. 21 giocatori nella metà campo del Borgo Greganico Meritese, questa la dice lunga. Proprio 21 no, però sempre quei 4-5 in aria ci sono. Attenzione all'attacco del bianco, limite, cross in aria e salva forse la difesa con Iamonte. Qui Obinna si fa rubare la palla da Trimboli Saverio, che ha dato molto il suo ingresso in campo, ha dato molto alla squadra con la padrona, la Madonna di Pugliano. Quindi termina proprio in attacco il bianco questa partita, cerca di affrettare i tempi Leonardi, ma l'arbitro fischia, finisce 0-0, un punto per ciascuno, smuovono la classifica, forse il Borgo voleva vincere. Partita da dimenticare per i padroni di casa, invece esaltante per gli ospiti che portano a casa un pareggio più che meritato e hanno avuto addirittura la palla gol per vincere il match. Sì, la palla gol c'è stata, ma lo 0-0 è un risultato che può essere accettato da entrambe le squadre. Una squadra coriacea, il bianco, che ha dimostrato di meritare questo punto che è venuto a strappare qui a Melito. Il primo punto di questa stagione sia per bianco che per Borgo Grecanico Melitese, che comunque rimane ugualmente prima in classifica. Volevi dire il primo pareggio, va bene così. Il Borgo Greganico ha fatto quasi niente per vincere questa partita, uno o due tiri nell'arco dei 95 minuti, troppo poco per portare a casa la vittoria, cosa che stava riuscendo al bianco. Abbiamo quasi già detto tutto, ha diretto il signor Giovanni Luca da Reggio Calabria, 0-0 il risultato finale, la linea. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio anche da parte di Ivano Verducci, saluti a tutti. La linea può tornare allo studio, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.